Beh, ragazzi, come prassi non poteva iniziare meglio che dall'Hotel Continental di Tirrenia. Quindi avete già capito che mi trovo qui al mare e facciamo gli ultimi video di questo 2021. Se non fosse che hanno il cappotto, potrei dire che siamo in piena estate dalla gente che c'è. Che spettacolo! Io preferisco venire al mare più in questo periodo che nella piena estate. Sa perché io odio soffrire il caldo. Ma di questi tempi è tanta roba. Spettacolare. Adesso mi faccio un giretto qui sulla spiaggettina. Spiaggettina, mica tanto spiaggettina perché è abbastanza grandina. E poi trovo un posticino dove sedermi e mi godo un po' anche l'isola di Gorgona tra un po' la distanza, vedremo se riesco a fare qualche foto. Visto che ci abbiamo anche il 100 per. Devo dire che qualcuno, nonostante non sia il caldo estivo, qualcuno è a prendere il sole. Adesso mi trovo in un bagno e devo dire che è veramente bello questo bagno. Che silenzio. Questa tettoia ci potrebbero fare il solarium. Mi sa che non so se si ritorna sul mare, vediamo un po', ma penso di sì perché c'è una stradina qui a destra. Ma guardate voi, non venga al mare d'estate per venirci a dicembre. Ma qui dove si va? Qui hanno chiuso. Qui tutto chiuso. Sì, l'entrata praticamente sarebbe qui, ma non c'è. Tutto sigillato, tutte le cabine chiuse. Vabbè, torniamo sulla spiaggia e facciamoci un altro giretto. Qui ci sono le docce. E da qui si torna sulla spiaggia. Mi piacerebbe andare sull'isola di Capraia. Ricordo nel fine anni 80, inizio anni 90, c'erano dei miei amici che ogni fine settimana ci andavano per andare a pescare. E da quel che dicevano loro era un ottimo posto dove pescare al mare. Oddio, al mare è bello tutto, ma magari le
Presa di capraia c'era anche un buon prezzo. Avviciniamoci un po' alla riva del mare, ma oggi è tranquillo. Oggi è una tavola. Oggi sarebbe l'ideale per chi ha uno yacht o anche un gommone, un gommoncino, e potrebbe farci una bella tirata al mare. Guardate com'è. Qui si vedono bene anche tutte le Alpi Apuane. Questo fa trekking sulla spiaggia, con le bacchette. Si vedono bene le Alpi. Andiamo in quest'altro bagnetto e usciamo dalla spiaggia, però non so se passare nuovamente dall'Hotel Continental. È tanta roba quell'hotel. Qui ogni bagno ha la propria terrazza, vista mare. Bello. Ma quasi quasi, senti, io ritorno sulla spiaggia e ripasto e ripasso dall'Hotel Continental. È tutta un'altra cosa. Tanto ormai le scarpe ce le siamo già insabbiate. Devo dire che è veramente caldo oggi, per essere vestiti così. Questi sono tutti i negozietti che fanno parte del contesto del Continental, mentre di qua c'è il ristorante imperiale che un tempo era la famosa discoteca imperiale, dove c'era Franchino. Qui ragazzi, una volta venite in ferie qui, avete tutto. Cioè, qui non manca veramente niente. Gelateria, pizzeria, bar, c'è di tutto, gastronomia, parrucchieri, e poi c'è il grande ingresso dell'Hotel Continental, che molti di voi se lo ricorderanno con il film di Lino Banfi, Alvaro Vitali, l'insegnante al mare con tutta la classe. Altri negozi. Qui c'è veramente di tutto, occhiali da sole, barbiere, c'è la banca, c'è di tutto. Questo è l'hotel più bello in assoluto di Tirrenia, secondo il mio punto di vista. E poi qui sotto ci sono altri locali. Ho visto che c'è una pizzeria, c'è un pub. Veramente il massimo del divertimento. Se non avevano chiuso l'Imperiale, c'era anche la discoteca Disumana. Qui siamo in zona dove c'era una volta la stazione del treno, cioè là in fondo. E ora c'è un bar, stazione elettronica, mi sembra che si chiami. Qui c'è Luna Park, ma
non so se sia aperto perché apre solo d'estate. Sì, qualche attrazione c'è per i bambini. Tutto chiuso. Il nome esatto è Ferrovia Elettronica, che un tempo c'era la fermata anche qui a Tirrenia, invece adesso l'hanno tolta e hanno fatto una grande baiata perché secondo me che ci saranno 300-400 metri arrivare al mare. Poi c'era anche il bellissimo Hotel Continental, era una bella cosa. Invece adesso ora devi fermarti o a Livorno o a Pisa e poi prendi un autobus e vieni qua se sei appiedato. Vabbè ragazzi, siamo arrivati anche diciamo alla fine di questo video e non per niente siamo a Natale, quindi io ne approfitto anche per farvi i miei auguri di buon Natale a tutti voi e magari ci si risente diciamo verso prima della fine dell'anno. Facciamo gli ultimi video, non so se ne farò altri due o il prossimo sarà l'ultimo del 2021. Non aggiungo più niente, vi saluto e al prossimo video.